Diciamo che è stata una giornata molto bella, tranne al poligono c'era un po' di aria, ma dico c'era aria gestibile, dovevano reagire bene i ragazzi, dovevano dar tacche. Poi comunque dico ogni gara è una bella esperienza per loro e quindi oggi penso che hanno fatto una bella esperienza. Una pista comunque anche impegnativa, anche a livello di sforzo fisico. Sì, molto dura, si deve gestire molto bene il giro, cercare di recuperare nelle discese e neanche di perdere tempo là. Carina, raccontaci questa tua avventura da un paio d'anni, sei nel circuito, fai la coordinatrice, come ti trovi, insomma che clima stai respirando? Devo ammettere che l'anno scorso per me era tutto nuovo perché un biatleta attivo, un atleta non vede il lavoro che c'è dietro. Ci ho messo un po' di tempo per entrare, per conoscere tutto, per conoscere anche le regole e quest'anno devo dire che mi piace molto e mi diverto, mi trovo molto bene. Cosa dire del comparto giovani? Giovani dalle buone speranze? Sì, molto. Secondo me abbiamo un circuito bello e anche nella squadra junior, nella squadra B sono tutti giovani, ma secondo me sono ragazzi bravi e ci mettono ancora qualche anno, quello dico perché non possiamo premetterci troppo, dobbiamo lasciarli crescere e fare esperienza anno per anno. Grazie davvero e buon weekend in Val di Dentro, grazie Karin. Grazie mille. È arrivata appunto Cristina, buongiorno. Presidente donna finalmente dello Sci Club Alta Valtellina, Sci Club numero uno fino a qualche anno fa, anzi no, direi attualmente ancora per ciò che riguarda lo sci di fondo, parliamo oggi di biathlon. Cristina, una, due giorni, si è appena conclusa la gara dei giovani, un evento che nel biathlon ci sta, come sta procedendo? Ma fortunatamente la macchina organizzativa dello Sci Club Alta Valtellina è super rodata, quindi con tutti i nostri volontari sta procedendo tutto al meglio. Il sole ci sta aiutando, sì, questo vento probabilmente ha un po' destabilizzato qualche atleta, però tutto nella norma. 67 concorrenti che erano al via per le categorie più giovani hanno concluso la gara, quindi al momento tutto sta funzionando a meraviglia. Direi di sì, parliamo appunto di volontari. In questo periodo ancora di pandemia non è facile reclutare innanzitutto e poi magari ci sono delle disdette all'ultimo momento in caso di positività. Non è di certo un lavoro semplice quello del reclutamento. Esattamente, abbiamo voluto applicare i protocolli in maniera il più precisa possibile. Noi forniamo ogni giorno un braccialetto diverso controllando il Green Pass e anche a livello di volontari, come dicevi tu Katia, abbiamo bisogno di tanta manodopera, vuoi per i controlli al poligono e per tutto il resto. Giustamente abbiamo programmato anche delle riserve proprio perché le defezioni dell'ultimo minuto, abbiamo messo in guardia i volontari, se non state bene rinunciate che vi rimpiazziamo, com'è giusto che debba essere in questo periodo, soprattutto per la salvaguardia degli atleti, poi anche lo sappiamo che è importante, le bolle di Pechino ci ecco, nel nostro piccolo facciamo anche noi del nostro meglio, insomma. Assolutamente, territorio dell'Alta Valle che si presta allo sport giovanile ma si presta anche allo sport federale. Questo centro di Islaccia è proprio anche centro in cui molto spesso la nazionale viene ad allenarsi, si può sfruttare la quota delle nostre valli, si possono sfruttare anche queste belle strade che portano in alto per fare dello ski roll d'estate con lo passo dello stevio ovviamente per lo sci estivo, insomma un centro sportivo di tutto rispetto. Certo, e non smetteremo mai di fare il possibile per far conoscere la nostra realtà in Italia e nel mondo. Per gli atleti siamo veramente un polo che li rende disponibile la natura e tutto quello che ci regala. E per gli atleti abbiamo la certezza che sia il top. Vuoi per le altitudini, per la neve disponibile 365 giorni all'anno, come dici tu, d'estate lo ski roll e la bicicletta con tutte le nostre fantastiche salite, la salita del Gavia, dello Stelvio, la salita di Cancano che è stata riscoperta adesso, Bormio 2000 che è stata oggetto di tappa del Giro d'Italia, quindi ne abbiamo da proporre su 365 gradi e per tutte le discipline, quindi molto volentieri ci facciamo ambasciatori anche noi del fondo di tutto quello che è il ventaglio di proposte che l'Alta Valtellina può offrire. Come sta il movimento dello sci di fondo, del biathlon, dello Sci Club Alta Valtellina, ricordiamo la società numero uno in Italia? Allora, fortunatamente il vivaio c'è, abbiamo tanti piccoli nel fondo,
le categorie maggiori stanno lavorando molto bene, sono un gruppo molto numeroso anche quello e molto affiatato. E col biathlon abbiamo un gruppo di ragazzi che ormai sono le categorie maggiori e pian piano stiamo provando a recuperare un vivaio. Quest'anno abbiamo dato il via a un progetto di avviamento dei più piccoli con le carabine a gas, che hanno fatto il loro debutto settimana scorsa a Bionà ed è stato molto entusiasmante per noi che abbiamo voluto tanto questo progetto, vederli in pista per la prima volta, questi ragazzini in mezzo a tutti gli altri campioncini d'Italia, insomma, sono proprio emozionante. Grazie davvero a Cristina Andreola, presidente dello Sci Club Alta Valtellina, buon weekend, ci si vede domani, grazie di nuovo. Grazie anche voi per esserci stati, buona continuazione, buon lavoro. Ed è il Comitato Alpi Occidentali che si è aggiudicato quest'oggi qui in Val di Dentro il titolo a staffetta categoria aspiranti. Andiamo a conoscere questi nuovi campioni italiani. Ciao, io sono Paolo Varale. E che cosa dire della prova di oggi, Paolo? Ma ce la siamo cavata, soprattutto per il cambio che mi ha dato il mio compagno Michele Carollo in prima frazione, e poi ho incrementato ancora un po' per dare vantaggio a Nicola Giordano, che ha portato alla vittoria la squadra, e è andato tutto bene. È andata al poligono? Ma abbastanza bene, ho fatto solo due errori che ho subito chiuso con le ricariche, quindi sono riuscito a non entrare nei giri di penalità, che è quello che conta. E cosa dire invece della prova di ieri? Una quarta posizione, podio sfumato, però come lo giudichi? Ma ieri più che altro il poligono che non è andato tanto bene, se non lo sci è andato bene, ho fatto un po' troppi errori, però la quarta posizione mi è ancora andata bene, dai. Una pista ti piace? Sì, mi piace perché è abbastanza dura, quindi mi piacciono di più invece di quelle troppo piatte. E sì, è dura, soprattutto la prima salita subito dopo il poligono, però riesce a fare la differenza comunque anche sugli sci. Bravo, e complimenti. Andiamo a conoscere? Nicola Giordano. Buongiorno Nicola. Allora, insomma, una medaglia d'oro al collo, una gran bella soddisfazione. Sì, diciamo che era quello a cui puntavamo. E dopo l'altro anno il secondo posto a Tesero volevamo riscattarci e vincere l'oro, ce l'abbiamo fatta. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno in linea di massima? Beh, innanzitutto un frazionista, perché l'altro anno non c'era Miki, e che è riuscito a darci un gran vantaggio subito dal primo poligono, poi Paolo ha incrementato sempre di più e alla fine mi bastava tenere quel che mi avevano dato, è andata bene. Poco vento, anzi zero vento quest'oggi, questo ha fatto la differenza rispetto alla gara di ieri. Sì, ieri il vento è stato un po' un problema, nelle serie in piedi non era facile rispetto a quella terra che in realtà eravamo nelle piazzole 1 e 2 dove avevamo tarato e quindi magari c'era un po' meno vento, oggi vento zero, quindi abbastanza facile rispetto a ieri. Torni dunque a casa con un oro ed un bronzo, un bel bottino, sei soddisfatto? Sì, molto soddisfatto perché alla fine due medaglie sono abbastanza importanti, sono felice. È qualcosa da recriminare, tra virgolette, circa il bronzo di ieri? Si poteva fare di più? Ma magari l'ultima serie ho sbagliato gli ultimi due colpi, potevo prenderne uno in più, però va bene. Il biathlon. Ed infine? Ciao a tutti, sono Michele Carollo. Bottino quasi pieno, un oro e un argento. Sì, sono molto contento della gara di oggi con la squadra perché Sono i ragazzi con cui battagliamo tutta la stagione, sempre tra le prime posizioni, e oggi poter gareggiare con loro e vincere con loro è stato molto bello. Ragazzi, avrete una dedica, Michele, vuoi dire tu a chi dedicate questo oro? Vabbè, sicuramente a tutti gli allenatori, agli ski men, tutte le persone che ci sono dietro quest'oro, tutte le persone che hanno lavorato per noi e durante tutta la stagione, da maggio fino a fine marzo, che è tutto il periodo delle gare, che lavorano per noi e ci permettono di raggiungere questi risultati. Sacrifici ovviamente comuni, allenatori, tecnici ed anche in primis voi ragazzi che siete anche studenti, insomma non è facile portare avanti la scuola e lo sport, però bisogna farlo e lo fate anche in maniera abbastanza positiva, è così? Sì, dai, ci proviamo, soprattutto nel periodo delle gare, poi se qualcosa non è andato bene con la scuola verso aprile, maggio,
cerchiamo di ritirare su, però finora è andato tutto bene, speriamo che continui così. Assolutamente, complimenti ancora ragazze, grazie. E ci troviamo con il vincitore della gara individuale di ieri, Ferdic Adam, per conoscere a 24 ore di distanza le tue sensazioni, una medaglia d'oro, un titolo italiano, insomma una bella soddisfazione presumo. Sì, sono molto contento con la gara di ieri, anche con il secondo posto di oggi. Sulle sci è andata molto bene, abbastanza bene ieri e oggi molto bene. Anche al poligono con 3 errori, molto bello a far questo. Adam, avresti firmato prima di venire qua per questo campionato italiano per un oro ed un argento? Sì, no. Insomma, te l'aspettavi un oro in argento? No, all'inizio non ho realizzato che sono primo, che sono in campionato italiano, perché l'anno fino adesso è stato difficile, e anche questo con ieri con il vento è stato molto difficile, sì, sono molto contento. Hai una dedica per questo titolo italiano, Adam? Come prego? La dedichi, hai un pensiero, questa medaglia, a chi vorresti dedicarla? Alla mia famiglia, al mio papà, perché a lui mi aiuta molto in mia carriera, sì. Ringrazio, complimenti ancora. Grazie. Ci troviamo con Carola 40, la campionessa italiana categoria aspirante della gara appunto di ieri. Carola, innanzitutto complimenti, e a 24 ore di distanza che cosa provi, le tue sensazioni? È stata una bella gara, ero molto emozionata all'inizio e infatti i primi poligoni non ho sperato così bene. E poi gli ultimi due mi sono concentrata di più e ho capito che se non avessi sparato meglio, comunque il mio tempo sugli sci non era uno dei migliori, ero solo quarta e quindi ho sparato bene gli ultimi due ed è andata bene, non me l'aspettavo. Giornata ventosa quella di ieri, ma bisogna anche parlare al vento. Sì, diciamo che alla taratura non ero un po' in crisi, non sapevo quante tacche dare, ma il vento non spostava tanto e infatti non ho dato tacche in nessuno dei poligoni. Una dedica per questo tuo titolo italiano? Ai miei allenatori assolutamente, e poi ai miei compagni di squadra e alla mia famiglia. Ti ringrazio, poi siamo in attesa del risvolto per ciò che riguarda la staffetta. Si sta ancora discutendo tra la giuria per conoscere il verdetto finale, però che cosa dire, tu sei stata soddisfatta della tua frazione? Più o meno. Non ho sparato benissimo oggi e infatti ho dato il cambio quarta, però speriamo di arrivare almeno seconda. E stiamo a vedere. Grazie di nuovo. Complimenti, Carola. Grazie. E come non sentire quest'oggi un po' i padroni di casa, i 3 ragazzi valtellinesi. Per voi un bel bronzo nella staffetta giovani, un bronzo in 3D, chiamiamolo così perché tutte e tre vi chiamate Davide. Partiamo dal primo frazionista, Davide Negrini. Com'è andata? Ah sì, come sempre Slovacchia è abbastanza una pista impegnativa. Poi siamo partiti tutti insieme con i senior, i giovani e i junior e siamo partiti belli gasati. Ero bello deciso e il secondo giro infatti l'ho subito abbastanza. Però da terra ho fatto 2 errori e non ci ho fatta chiuderli tutti con le 3 ricariche, quindi ho dovuto fare un giro di penalità. E poi da piedi ho usato una ricarica e ho dato il cambio a Cola, a quinto. Un cambio in quinta posizione, non ti sei di certo perso d'animo, una pista che comunque conosci, una pista sempre tosta, soprattutto nelle parti di salita. Sì, è una pista bella tosta, dato che c'è una salita lunga e è anche abbastanza in piedi, quindi è stata dura. La quinta piazza la cambio per Davide Cola. E poi com'è andata la tua frazione, Davide? Ma è andata abbastanza bene sugli sci, stavo bene, ho un po' sbagliato al tiro, però tutto sommato è andata bene, dai. Sentivi il tifo locale di casa? Sì, 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 il tifo qua è sempre bello perché anche i miei amici così sono venuti, quindi bello. Una doppia soddisfazione per voi, siete i più giovani di questo lotto della categoria, quindi veramente un bronzo che vale quasi come l'oro. Sì, diciamo che
è stato, cioè, è bello vincere, fare una medaglia così, e anche non avendo i favori, però è stato bello. Assolutamente, siete stati davvero molto bravi. Andiamo con il terzo frazionista, colui che ha fatto veramente un recupero da bronzo. Per te un doppio zero, mi dicevi i microfoni spenti, non ti era mai successo. Davide Compagnoni. Sì, sono partito quarto e la prima serie ha fatto zero, ma anche davanti di me non hanno sbagliato, e così sono riuscito a far zero l'ultima serie. E sono uscito comunque quarto, ma sull'ultimo giro sono stato spinto dal tifo e gli allenatori, i compagni. Sono riuscito a superare il terzo e prendere questa medaglia che in casa vale tanto. Siete un bel gruppo, siete anche molto amici al di fuori dei campi di gara. A chi, chiedo a te Davide, ma penso che sarà un pensiero comune, a chi volete dedicare questo bronzo? Beh, sicuramente a tutti gli allenatori che ci aiutano ogni giorno, e finalmente penso che hanno visto, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare anche in gara, quello che facciamo in allenamento, e poi ai genitori che comunque permettono di continuare a fare questo sport bellissimo. E ai professori che a scuola ogni tanto insomma vi danno anche una mano, nessuno dedica mai una medaglia ai professori, com'è? Sì, anche loro saranno contenti dei nostri risultati, che ogni tanto manchiamo a scuola e li facciamo un po' dannare, allora magari sarà un voto in più per questa medaglia, dai. Sì, una medaglia che vale un voto in più. Grazie ragazzi, complimenti di nuovo. Ed eccoci con i vincitori della categoria giovani, il Comitato Alto Adige, una bella prestazione, un campionato italiano, una vittoria per voi, insomma, sorrisi coperti ancora purtroppo dalle maschere, però una grande soddisfazione. Sì, no, oggi ci è andato veramente bene, credo siamo partiti dall'inizio fino alla fine, abbiamo fatto tutti e tre quello che sapevamo fare. Infine è bastato, per fortuna. Com'è andata la tua frazione nello specifico? Ma io nella seconda frazione, per fortuna Giovanni mi ha dato un bel cambio e oggi sono riuscito a fare veramente una bella gara, che sono molto contento anche sugli sci. No, il poligono anche molto bene, con due volte una ricarica, e sono veramente soddisfatto oggi. Giovanni, sei soddisfatto anche tu? Sì, sono soddisfatto. Ieri non è andata un po' male, oggi invece ho iniziato bene con 1-0 sia a terra che in piedi, non ho usato ricariche e quindi sì, sono stato contento. Appunto, poi sugli sci anche l'adrenalina ti ha dato più forza per andare avanti e sono riuscito a dare il cambio a Christoph per primo, quindi sì, contento. Una condizione quindi buona, al di là della fatica che hai fatto ieri, però hai avuto quindi un buon recupero e ti sei sentito molto performante quest'oggi. Sì, ero stato fermo diversi giorni, ieri sono ripartito e oggi era la seconda volta sugli sci, ma mi sentivo meglio di ieri e si è visto. Complimenti di nuovo, a portare dunque la vittoria per l'Alto Adige. Giovanni, una bella soddisfazione, c'è una dedica per questo oro? Lo dedico a loro. Loro che hanno fatto il lavoro, soprattutto a Giovanni che gli ultimi giorni era in difficoltà, e anche agli allenatori che mi hanno aiutato tutto l'autunno, che era abbastanza difficile per me. Infatti, cosa c'è dietro a un oro italiano? Quanta fatica, quanti sacrifici? Ma devo dire soprattutto in questo periodo di tantissimi, perché cioè, tipo noi non vediamo mai i nostri amici, neanche la sera avere, non so, qualcosa con loro. E stiamo lì sempre da soli a casa per non prendere il Covid. E sì, sono grandissimi sacrifici. Grazie davvero, grazie, complimenti di nuovo, grazie mille ragazzi. Siamo con Pietro Dutto, responsabile della squadra nazionale junior e giovani, un altro giorno, un campionato italiano che ha anche un po' avuto la valenza di dover decifrare i nomi di coloro che il 20 di febbraio partiranno per gli Stati Uniti per i campionati italiani, campionati del mondo di categoria. Che due giorni è stata, Pietro? Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie a Fondo Italia di essere qua a raccontare questi due belle giorni di gare. Diciamo, noi siamo molto soddisfatti,
sia a livello di squadra che a livello di movimento del biathlon. Sono viste belle cose, adesso stanno terminando le staffette, è stata una bella occasione di confronto per i nostri ragazzi, anche un'occasione per testare le varie frazioni in ottica campionati del mondo, e quindi c'è materiale su cui lavorare anche in futuro. Quindi squadre che bene o male sono state già fatte, e questo è servito anche un po' per decifrare un pochettino le frazioni, come hai detto tu. Sì, sicuramente anche questo, perché comunque abbiamo testato qualche nostro atleta in prima frazione e abbiamo visto, perché comunque la prima frazione, soprattutto il poligono, è abbastanza delicata, e abbiamo fatto dei test e speriamo che poi a Solerolo riusciamo a portare a casa qualche bel risultato. Sarà una pista tecnica quella che vi attenderà negli Stati Uniti? Pista tecnica, pista in altura, quindi sarà molto difficile, anche la condizione del poligono non è facile perché comunque sono spazi aperti. Dovremmo valutare i primi giorni di allenamento là, le eventuali correzioni da fare al poligono, ma sicuramente speriamo di far bene. Assolutamente, un periodo comunque difficile per questi ragazzi, per questi giovani. Il Covid ovviamente mette un po' le briglie a tutti, però anche questi ragazzi ci dicevano: dobbiamo fare doppio dei sacrifici, quando torniamo a casa dobbiamo stare attenti, non possiamo vedere i nostri amici, i nostri familiari quasi, perché dobbiamo stare super attenti per via del Covid. Quindi tanto di cappello di nuovo a questi giovani. Sicuramente, è dura per tutti, dura per loro, perché comunque è un'età che la socialità è alla base di tutto, e purtroppo si sa che una positività fa sì che uno rimanga a casa, quindi bisogna stare attenti e cercare di tenere duro questo mese. Poi speriamo che la situazione generale sia miglioramento, in maniera tale da partire con 2022-23 un po' più serenamente. Cosa ti dice invece oltre confine in questo weekend una tappa di Book Up? Sì, è una bella tappa di Book Up a Nove Mesto, e sono terminate ieri le gare. Anche i ragazzi, che alla fine sono ragazzi junior che verranno con noi ai mondiali, hanno fatto bene, hanno diversi piazzamenti di rilievo, quindi anche loro si riuniranno la squadra junior per questi mondiali, e vediamo se questa riunione tra squadra giovane e juniores porti buoni frutti in America. Ed infine facciamo anche un passaggio olimpico. Ieri la staffetta, insomma, sì, è andata bene per metà, per tre quarti, per metà. Sì, sicuramente è stata, secondo me, sono visti i veri valori, nonostante che all'inizio sembrava un puntano all'otto, però alla fine le nazioni più forti sono emerse, ed è emerso che sicuramente i grandi campioni sono quelli. Non è che purtroppo non ci si inventa nulla nello sport, e quella era la situazione prima delle gare, e secondo me è emerso i veri valori. E non c'è poco da dire, lo sport parla chiaro, le classifiche è andata così, ma sicuramente ci saranno altre occasioni per i nostri azzurri per far bene, e a partire da domani mattina. Grazie e buon mondiale. Grazie di nuovo, Pietro. Grazie a voi e buon proseguimento.